start. 2, 1, boost ignition and liftoff. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Master of Magic. Questa è un'anteprima del gioco che uscirà il 13 di dicembre di quest'anno ed è una sorta di remake, perché infatti nel 2019 Slytherin, con cui ho già collaborato per altri titoli, ha acquisito i diritti su Master of Magic e ha ricominciato a, diciamo, a lavorarci e portare, adesso non so se definirlo un remake, però insomma un nuovo capitolo di Master of Magic. Io non avevo mai avuto esperienze su Master of Magic, tuttavia nel 2014 avevo portato Age of Wonders 3, che si ispirava chiaramente a un Master of Magic. Infatti tanti dicevano però mi ricorda Master of Magic, e quindi niente, grazie a quel gioco poi ci ho fatto anche del più video, ho fatto un video cooperativo conoscendo anche il grande Mr. Delay, che insomma sono particolarmente legato a questa tipologia di giochi. Questa è una versione demo, è la press demo, permette di giocare fino a 100 turni, e possiamo interpretare solo alcune dei maghi iniziali. Che cosa siamo? Siamo praticamente dei maghi che devono sopraffare gli altri, costruendo città, aiutando razze, insomma. Faccio prima a iniziare e spiegare. Questa è la selezione della difficoltà, la metto semplice. Questi sono i nostri punti iniziali da spendere per quanto riguarda il libro degli incantesimi, l'oro iniziale, l'intelligenza artificiale, insomma. Iniziamo. Possiamo scegliere, come vi ho detto, tra tre maghi. Si può iniziare con Merlino, vedete che hanno dei puntini colorati perché Merlino ha il libro degli incantesimi della natura e della vita, Shaheen ha quella della morte e del caos, e Sra ha quello del caos e della vita. Vedete che è un mix, perché la vita ce l'hanno entrambi, il caos ce l'hanno loro due. Insomma, io inizio con Merlino, che è un Sage Mastery. Dopodiché abbiamo la possibilità di scegliere gli incantesimi iniziali, poi vi spiegherò. Gli incantesimi si dividono tra quelli che usate normalmente nella mappa di gioco, fatta ad esagoni, oppure in combattimento. Io lascio così com'è, anzi magari poi ci possiamo evolvere, insomma. Non è particolarmente intrigante questa cosa della vita, ma va bene. Poi c'è la natura, insomma, con altre cose, tipo posso togliere questo e aggiungere Wall of Stone, e va bene così. Iniziamo. Abbiamo la possibilità di scegliere una razza, sono le Mirran Races o le Arcanian Races. Io scelgo l'Halfling. Il Mirran è una cosa particolare, c'era anche in Age of Wonders e immagino ci fosse nel primo Master of Magic, ed è una sorta di mondo ultraterreno, ma adesso vi faccio vedere tutto. Vedete qua, abbiamo con questa razza, perché è l'unica selezionabile al momento, la produzione per ogni lavoratore, per ogni produzione per ogni agricoltore, la produzione 0,5, e il cibo fa 3 e power 0. Produzione invece per lavoratore 2 e 0 di cibo, ovviamente, perché lavoro e basta. E poi vabbè, i ribelli, che sono un'altra cosa ancora, che vi spiego a breve. Sto rimandando tutto a dopo, però insomma facciamo iniziare il gioco e vi faccio vedere. Ovviamente se avete già giocato al più recente Age of Wonders è simile, quindi nel senso vi ritroverete già a capire diverse cose anche senza seguire il tutorial. Vi dicevo, c'erano quelle razze Arcane e Mirran, perché qua c'è il Mirror Plane, c'è un piano ultraterreno in cui potremo interagire, della stessa mappa ma messa in un altro piano. Torniamo nel nostro e vedete che abbiamo la nostra città, la città iniziale, che prende forma anche in base agli edifici che gli creiamo. Quindi facendo il doppio clic vediamo che all'interno abbiamo un esercito di Halfling spadaccini e dei Settlers, che sono quelli che sono in grado di fondare una seconda città. Vediamo qua che ci sono farmer e lavoratori. Tutti quelli che non vengono assegnati, diciamo, come farmer diventano, ossia la città cresce, diventano automaticamente lavoratori, mentre i ribelli non possiamo controllarli perché questi crescono in base alla insoddisfazione della popolazione. Cioè noi guadagniamo ogni turno 2 d'oro, le tasse sono queste, ma se aumentiamo le tasse guadagniamo certo più oro, ma aumentiamo anche la
il malcontento e quindi la generazione di ribelli che poi sono effettivamente cittadini che non lavorano. Quindi se ne abbiamo 4 e uno diventa ribelle, abbiamo una produzione in meno di cibo. Vedete che adesso noi per ogni farmer produciamo 4 di cibo e con le tasse guadagniamo 2. Quindi vedete che abbiamo 4.000 persone in città che abitano qui. Tra l'altro dovrebbe esserci anche questa, che è una bellissima modalità che ci permette di vedere come è fatta la nostra città. Qua sappiamo che c'è il granaio, dove possiamo andare a vendere gli edifici o andare a vederne la descrizione. Qua abbiamo la nostra fortezza iniziale e qua abbiamo il Summoning Circle, cioè tutto quello che può evocare il nostro mago avverrà in questa città. Ovviamente potremo costruire sbloccare un incantesimo che ci permetterà di farlo in altre città che fonderemo. Queste sono le barracks e le barracks influenzano le unità che possiamo andare a creare, perché qua abbiamo l'elenco delle città, l'elenco delle unità presenti in città, abbiamo i cittadini che vi ho fatto vedere prima, le risorse che attingiamo da questo territorio che vedete tratteggiato verde, e abbiamo la coda di costruzione che ci permette sì di creare diversi halfling. Faccio anche gli spearmen e me li mette in coda, vedete adesso ne ho messo uno e ci metterà 3 turni a farlo. Posso comprarli invece spendendo direttamente 60, io ho 160 ori, il mana ne guadagniamo 4 a turno, il mana viene consumato da quelle che sono magari le unità magiche, la fama e il cibo prodotto e consumato. Va bene, allora possiamo iniziare ad andare a un pochino esplorare. Vedete, questo è un giacimento che usa la città. Muovo il mio esercito adesso. Giusto, devo farvi vedere anche questo. Possiamo cercare o castare incantesimi. In questo caso avvio la ricerca e mi fa avviare una ricerca di un incantesimo di questi. Io faccio questo che avevo rifiutato prima. Mi consumerà della ricerca 26 turni, vedete, è un po' troppo. Faccio la Starfires, così vi faccio vedere, anche perché abbiamo soltanto 100 turni in questa demo. E abbiamo ricercato questa, possiamo andare a abbiamo la ricerca che abbiamo appena fatto, cioè gli dico di iniziare, la sta facendo, perfetto. E qua abbiamo la coda completata, che non c'era coda, quindi possiamo passare il turno. Passando il turno agiscono i nemici e poi ricominciamo noi. Prendiamo il nostro esercito, lo portiamo direttamente qui. Partono anche degli eventi. In questo caso guadagniamo 19 di mana, niente di che. Potremmo scegliere in realtà che cosa far aumentare. Comunque, io adesso aspetto perché in città mi stanno producendo, tra 2 turni mi producono altre unità. Ovviamente lasciare sguarnita la città non è mai una grande idea, perché potrebbero metterci sotto attacco. Riportandoli in città dovrei tecnicamente aumentare la velocità di ricerca e di produzione. Comunque andiamo avanti, faccio move army and, ok. Col tasto G possiamo metterli in guardia. Adesso muovo l'arma, no, lo metto in guardia. Dovrei aver prodotto le unità necessarie. Infatti vedete che adesso ho i settlers, ho gli spearmen e ho gli swordmen. Adesso iniziamo a muoverci. Ci muoviamo intorno. Ovviamente la velocità dovrebbe essere determinata anche dalla conformazione del terreno. Maestro, questo è il nostro consigliere, vengo a darti i regali, ti offro uno spirito magico che sarà un grande scout fino a quando tu non conquisterai un nodo di potenza. Charles, vediamo, take the spirit, oppure posso prendere oro, non prendo lo spirito arriva con me. Potrebbe diventare un guardiano, lo spirito, vedete? E lo mando a fare un giro, tanto questo non può combattere, me ne sono accorto a mie spese. Adesso ci muoviamo e vedete che pian piano andiamo a esplorare. Intanto possiamo anche castare un incantesimo. Gli incantesimi sono divisi tra tutti, quelli di vita, quelli di natura e quelli arcani. Adesso, non so, non mi ricordo. Possiamo anche camminare sulle acque, insomma, c'è l'incantesimo che ci permette di farlo. No, non mi ricordo. Word Spell. Questi sono gli incantesimi che possono interagire sia in battaglia, questi e quelli in battaglia, quindi la tela, diciamo, del ragno per bloccare i nemici, e andare a fare anche delle... vediamo... Spells... Praticamente ci consentono di sbloccare mappe anche senza averla scoperta. Quindi possiamo puntare qui e ci compare la mappa, ovviamente in penombra, però vedremo che cosa c'è dentro. Voglio farvi vedere un'altra cosa interessante.
possiamo costruire, in questo caso possiamo costruire, allora gli Elfling hanno delle peculiarità ma anche dei difetti, e infatti non possono costruire, mi pare, la gilda dei commercianti, mi pare, degli armaioli, non possiamo, questi sono gli edifici. Voglio fare in città, giusto per farvi vedere, le city wall che mi chiederà 30 turni, però la città poi prenderà la forma di appunto una città difesa dalle mura. Quindi, ok, intanto noi continuiamo, ci si può muovere con Buzzed o tenendo premuta la rotella del mouse. Allora, non ci sono rovine, c'è un dungeon e vedete che qua ci sono dei ragni e il gioco ci dice chiaramente o mandiamo in risoluzione automatica la battaglia oppure andiamo a comandarla personalmente, ma la disfatta sarà al 100%, quindi in questo caso non ingaggiamo i nostri nemici, anzi io in realtà potrei pensare di produrre altre unità, ma non mi interessa al momento, passo il turno perché ovviamente stiamo provando il gioco, quindi non mi interessa al momento. Ci muoviamo di un... ok, intanto si muove anche lui, andiamo, passiamo move army, posso muoverlo ancora, qua c'è qualcosa, allora ci andiamo subito, questo è uno scout alla fine, quindi non può combattere, quindi... mandiamo qua, vediamo con lo scout se riusciamo a prenderlo. Sì, entriamo e recuperiamo qua. L'evento si è risolto in automatico con un guadagno di 60. Tanto continuiamo a esplorare. Perché qua in alto vedete che c'è Wizard Info, quindi il nostro mago, l'oro, il mana, la fama che ha, i suoi libri di incantesimi, le sue vittorie. Qua abbiamo le città, l'elenco delle città che possediamo. Qua abbiamo gli eserciti, che vedete ne abbiamo due al momento. Abbiamo la possibilità di vedere le magie, la potenza magica, questa è una cosa che devo ancora andare a approfondire, perché si può trasmutare l'oro in con un rapporto di 2 a 1 in mana, e posso evocare creature nella città, cioè c'era una roba del genere anche in Age of Wonders, e la diplomazia che al momento è vuota, dove possiamo andare a fare diplomazia con altri grandi capi del mondo. Vi farò vedere anche un combattimento a breve, vorrei fare magari qui, vedete che se premo tab mi dà le informazioni sul territorio, in questo caso qui sarebbe un bel territorio perché mi darebbe 2 di cibo, tuttavia non ci sono risorse molto importanti qua sì, vediamo un po', 1,50, la costa, Iron Ore, 1,50, 1, più 3 di lavori, potrei andare a piazzarli qua. Adesso vi voglio far vedere anche sta cosa. Allora, passiamo, muovermi, ci spostiamo avanti. Perché se rispettiamo le distanze possiamo fondare una seconda città. Abbiamo ricercato Starfires, che è un ottimo incantesimo, e possiamo andare a ricercarne altro, un altro. Earthlore, è questo quello che vi dicevo, mi chiederà 50 turni. Quindi, non... questo è molto interessante, questo è un territorio veramente molto bello perché c'è dell'oro qua, quindi voi vi spostate qui e tecnicamente potremmo anche pensare di fondare una città qui. Build outpost, cosa che abbiamo fatto in questo momento. Dobbiamo aspettare, deve riempirsi la barra lì e quindi potremo... Vedete che adesso sale pian piano, man mano più teniamo dentro i cittadini più va avanti, metto in guard con la G, quindi ci mettiamo a fare la guardia, tanto sotto non vediamo ancora nemici perché non ne abbiamo ancora scoperti, quindi il movimento non lo vediamo, vediamo, stiamo andando abbastanza bene, qualche turno ancora, turno 13, intanto passano anche i mesi, gli anni, insomma, quindi il tempo passa, ci siamo quasi, un turno ancora e siamo diventati una città con la sua guarnigione all'interno. La città viene vista così, la mappa è bene o male la stessa, ma senza edifici. Quindi possiamo andare a vedere le peculiarità della nostra città. Nostra città che... oddio, questa è una vista totale. Ah, siamo passati da un più 2 a un più 5 di cibo, siamo passati a un 8 di oro a turno anziché 2. Abbiamo delle entrate d'oro qua, ci dà un più 3 gold. E ci dà, riduce la perdita del costo di costruzione, praticamente ci costa 5% in meno un'unità da produrre. Altra cosa, facciamo magari, vedete qui,
se volessi andare a costruire, non posso fare nulla perché non ho le barracks, quindi, anzi no, questo sì, ma questi no, posso fare solo gli spearmen, mi chiede ben 15 turni però, mannaggia. Vabbè, intanto l'esercito io lo muovo, scusate, lo muoverei qui e vediamo. 60 oro. Vado qua. Sapete che quasi quasi io ho preso un bel po' d'oro. Quasi quasi io vado in città e me li compro. Mi compro questa unità. E il prossimo turno mi compro anche l'altra. Una torre sta di fronte a te. Forse è la casa di qualche forza di mercenari o una tana di banditi. Ok, questa è una sconfitta certa. Guardate cosa c'è dentro. Un orso da guerra, più orsi da guerra. Don't engage. È abbastanza tosta. Di andare un'altra parte adesso. Allora, qua in città. Ok, vabbè, passiamo il turno così ci prendiamo le unità. Ok, vedete, le abbiamo comprate le unità, adesso le posso mandare insieme all'altro esercito, quindi esco dalla città, li mando qui, diventiamo più grossi. Ora vado in città nuovamente e mi compro anche l'altra unità, così almeno li ho fatti, e poi li metto in costruzione, magari, non lo so, non posso fare altro, quindi c'era trade goods anche in Age of Wonders, quindi andiamo a trasformare la forza lavoro della città in oro. L'housing invece aumenta, permette l'aumento della, diciamo, della città, l'ingrandimento della città. Finisce il turno, abbiamo prodotto anche questi, quindi li muoviamo qui, sempre che no, devo passare il turno. Ok, unità, sì, muovili qui. E siamo un po' di unità adesso, quindi vediamo se... sono tanti però, mannaggia. Li muoviamo da questa parte, continuiamo l'esplorazione. Voglio provare a vedere una cosa. Io adesso... Water Walking. Voglio castarlo, mi chiederà due turni, quindi adesso passo il turno. Adesso intanto mi muovo qua e vado a vedere cosa c'è qua dentro. Guadagniamo, vediamo un po', c'è una scelta. Continuo a esplorare. C'è un combattimento. Un combattimento abbastanza tosto. E c'è il rischio di perdere brutalmente. Una vittoria pirrica, come si usa dire. Comando personalmente le truppe. Quindi in combattimento. Noi, vabbè, gli attaccanti sono sempre a destra, i difensori sono sempre a sinistra. I difensori, se sopravvivono 50 turni, vedete uno di 50, vincono in automatico, quindi continuano a scappare, un difensore può vincere. Questo non fa niente. Questi chi sono? Vediamo un po'. Gli spearmen, vediamo un attimo. Ci mettiamo qui. Io posso, con il mago, ad ogni turno, dicevo, può lanciare un incantesimo. Quindi posso andare a usare la Starfire. Alcuni sono istantanei, altri serve un po' di tempo. Lancio l'incantesimo, vedete che inizia a fargli male. Ora, muovo le mie truppe. Questi sono gli Spearmen. No, questi sono gli Spearmen, questi sono gli Swordmen. Vabbè, li muovo... No, se gli spia sono questi. Mannaggia, questo lo sposto indietro perché non serve a niente. E li metto qui. Questi qui. Continuo a cliccare per sbaglio. Questi qui. E questi sono altri spearmen che piazzo qui. Ok, possiamo passare il turno, credo. Sì, turno nemico. Vediamo. Questi si sono già fatti male. Questi li metto qui. Credo. Vediamo se posso fare dell'altro con gli incantesimi. Posso... Holy Armor. No, non abbiamo mana sufficiente. Non, siamo per gli inizi, quindi non ha senso. Vediamo se riusciamo con questi ad affiancare questi.
e attaccarli. Non possiamo. Però questi potrebbero andare qui e fargli danno. E anche questi vanno qua e li attaccano. Sono fortissimi. C'è poco da dire. E io non so giocare. Questo è il nostro... Non so chi sia, ma... Sembra molto cattivo. Vabbè, insomma, vediamo se li spostiamo qui. Se riusciamo a fare qualcosa. Riusciamo ad attaccarli con questo? Non ancora. Li faccio affiancare? No, niente. Passiamo il turno. Molto male. Sono devastanti. Però li attaccheremo con tutti. Adesso. Spiegheremo tutte le forze, sempre che i nostri spadaccini continuino. Ok. No, ma non siamo messi malissimo. Allora, voi andate qua. Ah, non potete? Ah, avete già fatto? Ok, niente. Muovetevi voi qui. E attaccate questi. Cioè, non li fanno niente. Niente, li attaccherò io allora con un incantesimo. Vediamo se ho ancora il fasta. Sì, e li faccio questo. Voi potete muovervi qui. E attaccate. Ho attaccato con questo, non con questo, mannaggia. Niente, il combattimento è andato malissimo. Il nemico se ne va? Mamma mia. Però è giusto per farvi vedere il combattimento. Poi sicuramente bisognerà organizzare decisamente meglio il combattimento, perché siamo in evidente inferiorità contro tutti questi. Sono veramente forti. E sto giocando a facile, eh. Allora, vediamo se riesco a fare un'altra botta di questo. Sì. Ok. Quindi voi attaccate questi. Però controbattono. Il problema è quello. Questo non può fare niente. Quindi niente. Via. Sì, quello che fa meno danno è quello che lancia incantesimi. Siamo morti. Ma possiamo attaccare di nuovo. Siamo morti tutti. Vediamo se riesco a... Cosa sta... Ok. Non abbiamo più unità. Non abbiamo più unità e... Posso fargli danno ancora? No, siamo nella merda totale. Non c'è modo di... Perché poi come mago potremmo... Diciamo prendere evocare creature. Vediamo se ho preso del mana nel frattempo. No. Potrei fare la fuga, che è qua in alto. Flee. Non è male. Però non ci possiamo tornare perché è un evento. Però è stata una disfatta totale. Quindi adesso io dovrei tornare qui e rifare nuovamente tutto, cioè rifar salire nuovamente tutte le mie unità, riprodurle tutte. Ovviamente siamo già a un quinto di quello che potremmo giocare, perché sono 100 turni e insomma non si può. Vi faccio solo vedere una cosa, vi faccio vedere giusto così per... Mando avanti i tour, anzi aspettate un secondo. Provo a fare una cosa intanto. Metto in produzione una serie di Spearman, giusto così per far passare il tempo. Perché passando cast spell water, ok, vedete, posso, devo scegliere, volevo camminare sull'acqua ma qua non si può, niente. Però vedete che per evocare l'incantesimo ci ho messo due turni. Una volta fatti questi due turni
Discard, non mi interessa. Spesi quei due turni, l'incantesimo di mappa è pronto, quindi l'incantesimo a turni è pronto. E quindi... lo potevo lanciare. Adesso qua mancano 8 turni. Aspettiamo ancora. Intanto di là produco unità, ma molto 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 lentamente. Sto anche facendo un sacco di soldi, quindi vedete che mi servono un botto di turni a... E poi più turni servono, cioè meno turni servono, meno costano le unità. Quindi vedete che me le ha fatte. Le pago 36, passo il turno. Cioè sto velocizzando, cosa che non bisognerebbe fare, ma semplicemente per farvi vedere il cambio della conformazione. Teoria de Tif, ci sono gli eroi. Lo assumo, 125, abbiamo un eroe. Questo succedeva anche in... io parlo sempre di Age of Wonder 3 perché ho giocato principalmente a quello. Ok, mando l'eroe lì, che almeno lo mando in città, così continuiamo a comprare unità e andiamo a finire il... Adesso vediamo quanto manca qua. Un turno, tra un turno noi potremmo... Adesso vediamo se devo ancora comprare gente. Sì, ho speso praticamente metà dei soldi che avevo. Se premo qui adesso, vedete, un turno, posso spendere e comprarlo subito. Oddio, vabbè, l'ho comprato, potevo farne a meno. Vedete, la città adesso ha le mura. Wolf Rider, 200 assumerlo, sì. E non è un eroe questo, ma è un'unità. Quindi lo muovo e li mando tutti nella città qua. Al prossimo turno arriveranno tutti lì. Siamo già a un terzo praticamente dei turni possibili, disponibili. Però va bene. Prossimo turno avremo una mega unità di combattimento. Quindi questa mega unità di combattimento la possiamo mandare a combattere. No. Sì, vabbè, è identificata con questa. Vediamo. Cioè, nonostante tutto, abbiamo l'eroe, abbiamo i Wolf Rider, abbiamo tutti, ma non abbiamo possibilità di vittoria. Ora, io volevo vedere una cosa, perché gli eroi hanno delle peculiarità in termini di danni a distanza, danni d'attacco corpo a corpo, l'armatura, la resistenza, numero di entità di questa, ok, colpi. Le munizioni, il mana, il movimento e cose varie. Possiamo andare a vederne l'equipaggiamento, quindi andare ad equipaggiarla. È una cosa che si è visto anche l'equipaggiamento in giochi di, ad esempio, Total Warhammer, ad esempio. E questi eroi salgono di livello e hanno le loro skill da usare, in questo caso a queste. E quindi li potete andare ad impiegare in combattimento. L'unità non è male di per sé. Vediamo se riusciamo a fare un combattimento con la risoluzione automatica. Ovviamente quello lo fate se la vittoria è praticamente scontata. In questo caso direi che è ottima. Quindi Sand Familiar, abbiamo vinto, non abbiamo perso praticamente nessuno, credo. Abbiamo imparato con questa conquista la Stone Skin, un incantesimo. È salita di un grado il nostro eroe. Le nostre unità sono salite di livello, sono Spearman di livello 2, quindi a questo punto, dato che sono tutti livellati, voglio capire se ci dà un minimo di speranza adesso il gioco per poter conquistare questa torre qui, ma dubito, infatti sono veramente troppo troppo forti. Pensate che quando invece fate gli assedi, mi è capitato una volta, quando voi fate un assedio, l'assedio parte diciamo all'interno della vostra città e vedete le unità all'esterno. Calcolate che quando vi attaccano, vedete le mura, se avete le mura, le vostre unità all'interno, e la torre centrale, che in questo caso non abbiamo, ma questo ha, la torre spara un colpo a turno. Quindi in questo caso io avevo le truppe all'esterno, non ho fatto in tempo ad avvicinarmi con le mie, le truppe nemiche all'esterno intendo, e con un colpo le ha battute subito, è stato un attacco veramente... E questo dovete tenerlo a mente anche per quando siete voi a invadere qualche altra, diciamo, civiltà, unità. Non abbiamo scoperto nessuno, ma non ha neanche senso andare a farlo, perché siamo già praticamente quasi a più di due terzi, quasi a metà
dei turni disponibili in questa demo, però volevo insomma farvi darvi notizie di questo Master of Magic che uscirà il 13 di dicembre. Sarà un gioco per nostalgici? Forse sì, forse no, nel senso che se avete apprezzato il più recente, ovviamente Age of Wonders 3, questo è l'originale, da dove nasce tutto, quindi insomma vedete voi, fatemi sapere che cosa ne pensate. Io ringrazio ancora Paolo di Slithering per avermi concesso questa demo. Lo ringrazio perché è stato sempre gentile per quanto riguarda i suoi titoli e ovviamente io mi sono limitato a richiedergli i titoli a cui ero davvero interessato e sicuro di farci dei video. Fatemi sapere ora qua sotto il vostro parere. Alla prossima ragazzi e ciao ciao!